Questa mattina a Milano del cosiddetto fortino della famiglia Cosco, il clan dell''Ndrangheta coinvolto nell'omicidio della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno stabile in pieno centro da decenni occupato dagli abusivi. Piombate le porte, fuori tutti. Questo posto, di proprietà di un ospedale pubblico, il Policlinico di Milano, da 30 anni e forse più era abitato da abusivi, l'ultimo popolo ad entrarci, gli eritrei. Quanto pagava? 200 al mese. 200 al mese, a chi? Una dei miei paesani. Ma questo posto a Milano è noto soprattutto per essere la casa dei calabresi Cosco. Carlo e Giuseppe Cosco sono stati condannati per l'omicidio di Lea Garofalo, moglie dell'uno, cognata dell'altro, pentita, sciolta nell'acido. Qui si spacciava droga e si trafficava sugli affitti degli stranieri. Quindi lei dice non è la famiglia Cosco che ha motivato questo intervento? Nei confronti del comune sì, sì. Perché è il comune che penso abbia deciso di mettere fine a questo palazzo ormai abusivo da tanti anni, appunto perché per tutti i casini che comunque ci sono stati da parte dei Cosco. Ma da lì... Mentre parliamo dei Cosco, un tecnico in servizio per lo sgombero interviene. Che cosa c'entrano i Cosco qui loro? Cosa c'entra lo sgombero con loro? Tutto comincia... Cosa con loro? E la telecamera, che tagliare a capo? No. Dietro il pulmino dei carabinieri c'è uno dei Cosco. Smettetela di rovinarci la vita, dice. No, ma non ci sono stati solo i Cosco qua dentro. Visto che me l'ho messo la moglie del boss, non mi posso permettere un appartamento io. Hai capito? Se stavo qua dentro in questa topaia è perché non mi potevo permettere nient'altro io. Finalmente liberato il fortino dei Cosco. Gli dico già il titolo come sarà domani io. Oggi è